Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Don Arturo, come di consueto, aprirà il notiziario con l'editoriale. Faranno seguito la lettura del calendario liturgico, gli avvisi della parrocchia e dell'oratorio, quelli di pubblica utilità e del comune. Vi segnaliamo ancora l'iniziativa della Caritas diocesana per la raccolta di fondi a sostegno dell'Ucraina. La scorsa domenica si sono celebrati i sacramenti della comunione e della confermazione. Luigi ha raccolto le riprese di questa festa che potrete vedere al termine di questo notiziario. Buona visione e arrivederci la prossima settimana. Cari amici, osservate quando fate la spesa verso il fine settimana. Certamente incontrerete tra le corsie dei supermercati qualche gruppetto di giovani intenti a fare scorte per qualche festino con gli amici, come è giusto che sia. Forse due bibite gasate, qualche sacchetto di quegli orribili ma appetitosi stuzzichini che sono un vero massacro per l'apparato digerente anche di un cinghiale, ma tanto sono giovani e non hanno problemi di sorta. E poi il carrello si riempie di confezioni complete di lattine di birra, di bottiglie di superalcolici. Ora immaginate la modalità di festeggiare e come saranno conciati i nostri festaioli quando faranno ritorno nelle loro case. Non voglio certamente fare del moralismo, ma credo che il fenomeno dell'uso smodato di alcol, soprattutto superalcolici, sia diventato una pratica generalizzata e trasversale anche nella prima adolescenza, eppure così sottovalutata da destare preoccupazioni a diversi livelli. Non c'è distinzione tra classi sociali, zone geografiche, maschi e femmine, credenti o indifferenti, impegnati o libertini, genitori permissivi o severi. Praticamente la stragrande maggioranza, almeno una volta alla settimana, si carica di sostanze alcoliche, mentre magari il resto della settimana beve solo acqua tassativamente naturale. Provate a chiedere ai gestori il quantitativo di bottiglie vuote che trovano nei parcheggi delle discoteche al mattino, o a come vivono le famiglie che hanno un bar sotto casa. Anche chi gestisce gli oratori parrocchiali potrebbe raccontare cose non scontate sulle feste organizzate negli ambienti della chiesa dagli animatori dei ragazzi. Qualche vescovo, già decine di anni fa, lanciò l'allarme sul nuovo stile di vita degli adolescenti e sul sistema del divertimento che invoglia questo tipo di omologazione, ma si sentì ridere dietro. Tutti da giovani abbiamo esagerato qualche volta. Sono ragazzate, poi maturano e cambiano. Ecco le giustificazioni più comuni addotte. Non è così. Questa è una nuova forma di dipendenza che porta con sé conseguenze serie per la salute e anche a livello sociale. I più fighi, gli abbienti, frequentano locali chic e la chiamano apericena, ma il risultato è il medesimo. Si beve oltre il sopportabile, forse per dimenticare, o magari perché si sono già dimenticati il senso della misura e la consapevolezza dei propri limiti. Pace bene e tanta serenità. Buona domenica e lieta settimana a tutti voi. Arrivederci. Oggi, domenica 15 maggio, quinta domenica di Pasqua.
in parrocchiale alle 18:30 Santa Messa pro populo. Lunedì 16 maggio San Riccardo Pampuri. In oratorio alle 8 Santa Messa per i defunti Capuzzi Teresina e Olini Luigi. Presso la Cappella di Caravaggio alle 20:30 Santa Messa per il defunto Paolo Facchetti. Martedì 17 maggio, in oratorio alle 8, Santa Messa pro populo e a Solaro alle 18:30 Santa Messa per i defunti Aldo, Battista, Pierina e Angelo. In oratorio alle 20:30 incontro col gruppo di Montichiari. Mercoledì 18 maggio, Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa. In oratorio alle 8 Santa Messa per i defunti Piubeni Battista e familiari. Presso l'Incidella alle 18:30 Santa Messa per il defunto Olini Francesco. Giovedì 19 maggio San Girolamo alle 18:30 Santa Messa ad mentem offerentis. Venerdì 20 maggio in oratorio alle 8 Santa Messa pro populo, alle 15 Coroncina della Divina Misericordia e al cimitero alle 18:30 Santa Messa per il defunto Agnelli Franco. Sabato 21 maggio Sant'Arcangelo Tadini, in parrocchiale alle 18:30 Santa Messa per i defunti Viscardo ed Elisa, Nadia Manfredi, Ferrari Rosa e Tomasoni Severo. Presso la chiesetta dell'oratorio si terranno le confessioni dalle 9 alle 11. Domenica 22 maggio, sesta di Pasqua, in parrocchiale alle 8, Santa Messa per i defunti Piccinelli Maria, Ferdinando e Giuseppe. Alle 10, Santa Messa per i defunti Biloni Andrea, Angela, Giuseppe Franco, Resconi Carolina, Pietro e Battista e Biazzi Bruno. Alle 18:30 Santa Messa per i defunti Zanon Francesco e Tironi Sara, Fessardi Aristide ed Esterina, Guarnieri Paola e Doninelli Alberto. Mese Mariano presso la Contrada Oratorio San Benedetto. Lunedì 16 maggio Santa Messa presso la Santella Madonna di Caravaggio. Martedì 17 maggio Santo Rosario presso la famiglia Biazzi De Feo in via Roma. Mercoledì 18 maggio Santo Rosario presso la famiglia Zoppini Bignetti in via Pavone 2. Giovedì 19 maggio Santo Rosario presso la famiglia Zambolo Tomasini sul Pontoglio. Venerdì 20 maggio, Santo Rosario presso la famiglia Alberini Pietropoli in via Pavone. Mercoledì 18 maggio, alle 15, partenza della Bella Età per il Santuario Madonna della Neve di Gambara, con visita guidata, Santo Rosario e merenda al centro parrocchiale. In serata ci sarà la scuola di preghiera per i giovani dai 17 anni e adulti. Si partirà dall'oratorio di Gottolengo alle 19:30 fino al Duomo Vecchio di Brescia e alle 20:30 inizierà la scuola di preghiera dal titolo Un cuore che prega. Signore, insegnaci a pregare. Il 7 maggio scorso, in collaborazione con la Coop, sono stati raccolti 430 kg di generi alimentari per le necessità delle nostre famiglie. Verranno distribuite per mezzo della Caritas parrocchiale. Si ringrazia la Coop e la popolazione. Domenica 15 maggio c'è la raccolta delle offerte per il restauro parrocchiale. Per il secondo anno dell'ICFR, alle 10 ci sarà la Santa Messa, alle 12 il pranzo in oratorio e alle 15 l'incontro. Domenica 22 maggio, alla messa delle 10, ci sarà la tappa del rinnovo delle promesse battesimali. Alle 15 l'incontro dell'ICFR del terzo anno in oratorio e alle 16:30 l'incontro dell'ICFR del sesto anno, sempre in oratorio.
Per le elezioni amministrative di Gottolengo 2022, la lista Un ponte per Gottolengo candida come sindaco Stefania Tenini, della classe 1970, è architetto, mamma e moglie. La lista Viva Gottolengo candida come sindaco Daniele Dancelli. In lista, come candidati alla carica di consigliere comunale, ci saranno Linda Biglietti, Luigina Bodini, Fortunato Di Blasio, detto Lachi, Andrea Freretti, Massimo Gatta, Federico Ghidelli, Giacomo Massa, Andrea Milzani, Giulia Salvini, Lovpreet Singh, Giuseppe Sormani e Beatrice Tira. Il comune di Gottolengo organizza la festa dello sportivo e dell'ambiente il 28 e il 29 maggio presso il centro sportivo in via Grammatica. Durante le giornate si svolgeranno varie attività. Sabato mattina i giochi della gioventù in collaborazione con la scuola media. Domenica mattina ci sarà la Santa Messa alle ore 10 presso il Palazzetto dello Sport. E a seguire ci sarà la premiazione degli atleti meritevoli. Ci sono varie attività nell'arco delle 2 giornate. Il servizio bar e cucina saranno attivi per pranzo e cena e ci sarà la possibilità di avvicinarsi al mondo dello sport gottolenghese. Il sabato sera ci si diverte tutti assieme con un po' di musica. Vieni e divertiti!